Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E adesso per 3 minuti, 4 minuti vi chiedo di ascoltare questa storia, che vorrei iniziare con una citazione di un grandissimo capolavoro della letteratura, di Kafka, Il processo. Qualcuno doveva aver denunciato Joseph K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato. Allora, passare 33 anni della tua vita, grazie, in carcere, sapendo di non aver fatto assolutamente niente. Qualcuno di voi riesce a immaginare un incubo peggiore di questo? 1991, Beniamino Zuncheddu è un giovane pastore di Burcei, paese del Cagliaritano, dove tra campi, pascoli e allevamenti le rivalità tra varie famiglie sono piuttosto frequenti. Una sera di gennaio un uomo a bordo di un motorino arriva all'ovile della famiglia Fadda e uccide a fucilate il capofamiglia, suo figlio e un loro pastore, mentre un altro pastore resta gravemente ferito, ma sopravvive, diventando quindi il testimone chiave del massacro. C'è fretta di trovare un colpevole, no? Subito. E le indagini lo individuano in Beniamino. Lui ha un alibi di ferro, però, perché quella sera era in compagnia di un'amica che è pronta a testimoniare. Ma quando si arriva in tribunale, viene travolto intanto dalla superficialità un po' pasticciona degli avvocati e soprattutto dalla testimonianza decisiva del pastore superstite, il quale sostiene di avere riconosciuto Beniamino in una fotografia mostratagli dalla polizia. I giudici non hanno dubbi. Ergastolo. Beniamino si proclama innocente, ma finisce in carcere, sepolto, assieme alla sua storia. Tanti saluti. Per molti anni nessuno si ricorderà di lui, fino a quando nel 2016, 8 anni fa, un giovane avvocato di nome Mario Trogu si interessa al caso. Con il sostegno del Partito Radicale, Trogu si accorge subito che Beniamino in tanti anni non ha mai cambiato versione. Anzi, quando in carcere gli hanno detto: tu sei un detenuto modello, se ti ravvedi possiamo farti ridurre la pena, lui si è rifiutato, ha detto: ma di cosa mi dovrei ravvedere? E non ho fatto nulla. Invece il testimone chiave del processo, cioè il pastore superstite, la versione l'ha cambiata. E come? Perché nel primo interrogatorio aveva detto che non aveva visto in faccia l'assassino, perché l'assassino indossava una calza da donna molto spessa. Poi probabilmente spinto da qualche solerte poliziotto che mostra appunto la foto di Beniamino, aveva riconosciuto in quella faccia il volto del colpevole. Chissà come avrà fatto sotto quella calza, forse aveva uno sguardo a raggi X. Trogu raccoglie instancabilmente nuove prove, coinvolgendo gli abitanti del paese di Burcei, che si schierano tutti in difesa del loro compaesano. Il caso Zuncheddu finisce, torna finalmente sulle pagine dei giornali e suscita l'interesse dei più famosi penalisti italiani. E a tutti appare evidente che quest'uomo è vittima di uno dei più colossali errori giudiziari della storia. E ieri, dopo 30 anni di bugie e di una vita fatta a pezzi, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'ergastolano Beniamino Zuncheddu da ogni accusa. E il parroco del paese ha fatto suonare le campane. Giustizia è fatta, no. Giustizia è sfatta, perché tanto perché c'è un assassino, forse ancora vivo, comunque un assassino in libertà da 30 anni, ma soprattutto perché per 30 anni un innocente è rimasto in galera. Beniamino, in lacrime, si è fatto intervistare ieri di fianco ai cartelloni che ne invocavano la scarcerazione e mostravano la sua immagine di 30 anni fa, ed era incredibile il confronto, no? La rappresentazione dolorosa del tempo che gli hanno rubato. Gli occhi sono rimasti gli stessi, anche il profilo, la forma del viso, ma lo sguardo è cambiato per sempre. Come mi sento adesso, dice, un sopravvissuto, e io non posso fare a meno di domandarmi: ma ci sono altri Zuncheddu nelle carceri italiane? Buonanotte.